Sono tornato nella fabbrica di Poppy Playtime, ma questa volta è diversa. Akiwaki è strano e molto più cattivo. Mi cercherà in ogni dove e in ogni come. Ma scopriremo il segreto di questo gioco, che avrà qualcosa di diverso rispetto all'Akiwaki normale. E per gli amanti dei fumetti di Gabby 16-bit vi annuncio che è finalmente disponibile in preordine la mia nuova avventura fantastica intitolata Viaggio nell'ignoto. Non perdetevela, link in descrizione. Guarda, Dark Akiwaki è tornato, porca zozza. No, ma aveva fatto benissimo, è assurdo. Poppy Playtime Phantom Playground, benvenuti ragazzi in un remake del primo Poppy Playtime, ma fatto molto meglio. È giugno 15 2007. Sono le 1:15 di mattina. Non credo che il caffè mi basterà questa notte. Io sono Miles Wade, un ufficiale di polizia di Chicago. 10 anni che seguivo gli ordini di tutti. E finalmente mi è stata data la mia prima e vera missione. In un posto puzzolente per bambini. Ma cosa c'ha la luna? Un po' strana. Sta ridendo come un pazzo, santo cielo. Comunque, devo trovare questi bambini prima possibile. O almeno che mi portino da qualche parte. Ma non voglio spendere troppo tempo qui. È stato invitato probabilmente perché sono spariti dei bambini, come al solito. Questi dannati giocattoli che non sono per niente child friendly. Siamo fuori dalla nostra volante della polizia e siamo arrivati alla fabbrica. Questa volta da fuori. A Fluffy Survive capitolo 1. Ma Poppy Playtime cosa? È molto meglio questo! È strafatto bene! Ok, finalmente possiamo vederla da fuori, era così! Dannazione, questo posto è rovinato! Porca zozza se è rovinato! Ma a me piacciono questi posti! Non vedo l'ora di risculacciare Aggy dannato Waggy con i suoi abbracci pelosi! Ehi, c'è qualcuno qui? C'è nessuno? Benvenuto, malvenuto, come direbbe Zeb89. In questo posto si è sempre malvenuti. Guarda, hanno rifatto pure la sala dei treni. E l'hanno fatta benissimo. Cos'è sto coccodrillo, aiuto? Dei computer. Bruttissimo. Mi ricorda un po' Catnap, ma questo è Cat Elephant o Elephant Nap. Vabbè, non voglio sapere il suo nome, astruso padre retro demonio. Oh, ok, ho una torcia. Ok, il trenino aveva giallo, verde, viola, arancione. Arancione, viola, verde, viola. Sì! L'ho fatto! Grande me! Assurdo! Ok. Che devo fare qui? C'è la mano viola. Interessante. Il Grab Pack è tornato. Guardami, ce l'ho. Piu! E infatti ho visto che qua c'era qualcosa. E viola con viola. Ehi! Mi spinge via il knockback. Eh? Una Aggy Station. Un Aggy Talkie. Talkie Waggy. Sono il Talkie Waggy e lo sapevo! Ti accompagnerò in questa tua visita, Talkie Waggy. Che cos'è sta roba? Come ti chiami, amico? Beh, io mi chiamo Miles Wade. Miles Wade! Lo amo! Sono un investigatore. Abbiamo un sacco di cose da fare. Ti divertirai. Ok, va bene, come vuoi. Dai, dobbiamo andare avanti. Quindi lui mi parlerà, mi darà una mano. E ora finalmente possiamo andare nella zona vecchia, ve la ricordate? Quella dove c'era Akiwaki, vediamo se c'è di nuovo. Ma qua vedo solo delle porte. Ok, non so. Un flashback. Zona numero 2. Ok, caricamento. Apriamo anche qua. Ogni volta c'ha il knockback, cioè questa... Questo grab pacca knockback 1, per forza, forse anche 2. Ciao, Coso, come stai? Bellissimo abbraccione. Quanto è brutto, cavolo. Anche dei dentoni storti. Forse più pericoloso della vecchia peste che conoscevamo. C'è un microfono rivolto. Qui invece cosa c'è? Attenzione, sorveglianza. E infatti qua devono sorvegliare. Questi giocattoli sono vivi. Più vivi di Woody e Buzz di Toy Story. E però qua potrei andare in teoria. Vedete, qua c'è solo una mano. Quindi se in teoria apro almeno, dovrebbe andare. Dannazione! Wow! Sembra che il generatore sia esploso.
all'ufficio. Beh, c'è la guardia nell'ufficio delle guardie. Vai lì. Dai, me la apri tu allora, dato che prima era chiusa. Come ci entro adesso nella guardia delle guardie dell'ufficio delle guardie? Tu non ti muovere! Quella mano è per tirarmi a potente sulla schiena, lo so. Sì, si può entrare così. Game Station, Local C, Playcare, Poppy Room. Ah, sono le varie chiavi. L'ho presa, credo. Ho una delle chiavi, mi basta questa per ora? E dove devo andare? Mi sa devo andare qui. Questo è il generatore. Dai, buono, batti il 5, fratello! Che stiamo benissimo noi! Qui dentro! Più bello dell'originale, ragazzi, per ora mi sta interessando un botto. E anche botte. Oh, che cos'era? Non ho fatto in tempo a capirlo. Meglio così. Guarda, è Boomba Box qua. Boxy Box, come si chiamava quel coso? C'è pure lui. Attenzione sempre. Oh, shippity ship. Sì. Allora, devo collegarmi qui? No, non devo collegarmi qui. Vediamo se premendo il generatore posso aprire qualcosa qui. Che devo fare? Ah, ok, ho preso l'energia. Devo prima prendere quello verde. E poi questo, no? Sì, ha funzionato. Ottimo, possiamo continuare nel party. Ok, era un po' un casino quello che ho fatto, ma l'importante è avercela fatta. Devo premerli a... Oh oh. Che succede? Cos'è questo rumore? Credo che se ne sia andato. Ti avevo detto una cosa. Un compito avevi da fare. Dovevi rimanere fermo lì e non farmi del male. Ma santo cielo, ma è caduto come un babbo! Che stupido! No, vabbè, posso farmi il jump. Se lo tiro sotto, vedi? Mamma mia! E quindi ora posso andare per di qua, giusto? Sì! E se faccio il jump, passo. Ma stai scherzando? Chi sei, Trissimissi? Mi è volata via! È andata di sopra. Ok, lui per qualche motivo è cascato, ma... forse c'è qualcuno lì dietro. Qua non posso aprire? Cacchio, no. Di nuovo i bambini perseguitatrici, iettatori. Bambini, cosa vi hanno fatto, bambini? Più pauroso, mi fa pisare addosso. Assurdo, siamo... Sì, me la ricordo, ve la ricordate questa zona? È la zona dove c'era Aghiwaghi di sopra. Sus, un gabbiano, ma questo gioco è fatto per me. C'è ancora la TV, ma questa volta niente televisore, spero. Sono tutto storpio, guarda, si vede la fabbrica, siamo effettivamente dentro. Fatto troppo bene. Ci sarà l'Aghiwaghi? Di solito era lì. Eh beh, questa zona me la ricordo bene, questa l'hanno proprio copiata. Bisogna prendere tutti i perni. Mi butto, aia. E allora prendiamo i perni. Questa è una pernacchia perché non vi trovo. Dove siete? Intanto se voglio tornare indietro posso aprire qua. Vero? Sì, bene. Bene. Lo prendo, lo devo prendere a mano? Sì, uno. Ma tutti devo prenderli, è meglio. Vediamo se posso collezionarli tutti. Secondo me è qua dietro, solo che non si vede. Lo sapevo. Bello nascosto. Peccato che non posso spingerle. Ho visto il terzo. Me lo sta dicendo il ricetrasmettitore di Aghi. Perfetto, 3. Dai, dove stracaspio è? Dai. Dove stracaspio? Vabbè, intanto portiamo questi. Non lo trovo. C'è la sua manona qua. Che ci fa qua? Sono pezzi per craftarlo. Ah, era qua sopra. Però l'ho visto, ragazzi, l'ho visto. Come nel vecchio Aghiwaghi, lui era nelle scatole, a rompere le scatole. E ora, in teoria, mi daranno la nuova mano. Portatelo a babbo. Portatelo al gabbo. Non sto più nelle mani, dai. Dammi il mio regalo. Sbam. Rotto. Scusa, ma ho dovuto prendere in prestito la mano. E forse l'ho persa, ma non preoccuparti, ne ho ordinata un'altra. Normalmente si trova in uno dei camion che mandano le robe il martedì. Non ho il numero del camion, ma ho accesso al suo magazzino, è 628. Dovrebbe andare comunque tutto bene. E forse, dato che ho scritto questa lettera, mi licenzieranno, devo fare le valigie.
Ma cosa vuol dire? Quindi no, qua c'è solo un codice. Tutta sta scatola. Per niente. Ti apro là. Vedi, qua si trova. Oh mamma. Ho scoperto il tasto per correre. Mamma mia, ma 100 volte meglio! Potevo correre! Ma dimmelo prima! Ha detto che è dentro un camion, 628, era il codice? Credo che sia questo! Fammi entrare! No? Allora è questo col codice, vero? Sì, 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 sì. Oh, 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 oh. Oh, la mano davanti, bro! Ok, ok, mettiamoci più all'angolo, che questa è un po'... Ecco. Allora... Sim! Salabim! Barabum! La mano! Questa va... Paperino, ti ricordavo un po' diverso. C'è la cica pazza. Cica mala. Presa. L'ho presa! Sparabem! Qualcuno ha guardato troppo FNAF. Prendono sempre spunto da lui. Le due manuone. Vai, 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 vai. Prima qua. Sì, e poi qua. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Mamma mia, di male in peggio! Questi sono i tipici condotti dove ci inficchi dentro un aghi e ti corre intorno per abbracciarti male. E mi ci perderò anche malo malo. Ah, ok, eh sì, è quella cosa dell'energia. Qua sopra c'è uno dei cosi che va acceso. Ho capito! Devo accendere quello sopra, poi questo qua, e ce ne sarà uno per di qua, dai. No, bro. Allora, qua. Qua. L'ho aperto! E vabbè, adesso è andato. Prima non andava. Sium, 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 sium. Mi sta spostando. Ora dovrebbe arrivare. Se non mi ricordo... Vabbè, sembra la nave di Alien comunque. Di già? Ok, non mi ricordavo. Siamo ancora salvi. Siamo ancora al sicuro. Per adesso dovremmo essere al sicuro. Però manca poco. Ora siamo nella fabbrica. It's back! È lei, è lei, è la fabbricona, make a friend. Fatti un nemico, dovrebbero tradurla. Però ci sarà un cambiamento, secondo me. Non vedo l'ora di vedere come hanno fatto la scena dei condotti e la piccola Poppy. Allora, fammi... Andiamo per di qua. Allora, se hanno copiato, dovrebbe essere semplice, no? Ok, allora, dovrebbe essere semplice. Qua non va, vero? Cosa abbiamo fatto? Prendiamo l'energia. Poi andiamo a premere quello. Non si preme. E così. Non è così, aspetta, aspetta. Allora, devo premere questo. Devo premere questo. Devo premere questo. Ah no, ma il knockback! Aiuto. Ste mani di seconda mano che proprio non funzionano mai. Vai. Vai. E l'ultima è lì, ok. Ma porca cagna. Una cosa non è cambiata, che questo è il punto più frustrante del gioco. Allora, io me la giro già. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. E poi andiamo... Per favore, vai qui. Sì! Si gode, si gode! Energia, energia, guarda come spara flash. Perché sto facendo un giocattolo? Mamma mia. Però è inquietante. Guarda che faccia da sberle. Sembra Fausto con i baffetti. È una fusione tra Fausto e altro. Aspetta, mi ricordo, era le leve, vero? Tira la leva, tira la leva. Mamma mia. Quanti anni sono passati. Ora la catena di produzione funzionerà. È quel lurido giocattolo. Oh, non mangiare il mio giocattolo. Volevo solo un giocattolo, non volevo tutta la giostra. Continua così che i bambini fanno in tempo a morire di vecchiaia prima di ricevere il proprio giocattolo. Vieni da Papino. Vieni da Papino. Ok, ora in teoria me lo date? Oh, bella lì. E ora è arrivato il momento della scannerizzazione. Però ci dirà che c'è un problema. Si aprirà la porta. Vero? No. Un altro incubo. Svenimento. Oh, wow. Where could they possibly be? Dove potrebbero essere? What is that noise? Cos'è questo rumore? Lui. Lui sta venendo! Oh, oh. È lui, ma... Eh!
guarda quelle mani da topolino! Lui aveva fatto finta di essere morto! Con che denti, mani in alto! Mani in alto, come scappo! Come scappo! Mi ha mangiato qui sui denti a castoro, gli ho proprio sentiti il collo! Game over, guardalo, guardalo, mi ha strapazzato di coccole! Sta arrivando! Attenzione! Guardalo, non me lo ricordavo così! Topolino con l'occhio sbarazzino! Ma dove devo andare? Mi nascondo l'armadio! Mi nascondo l'armadio, affambrodo! Oh! Ma... Ehi! Porco cane! Da notare che si sta scaricando la mia telecamera in alto a destra. Che sia... la zona del gioco? Cavolo! Cos'è, un allarme? Ma adesso devo scappare in un labirinto dove c'è lui. Probabilmente l'hanno fatta così, dato che non riusciva a fare la scena dei condotti. L'hanno fatta in questo modo. Beh, dai, almeno è diversa. Dobbiamo aprire quattro porte, vedi? No? Qualcosa. Portanna, tutta panna! Guardalo quanto è storto nella vita! Mi cerca, mi cerca. Credo. Quindi io sento dove va. E forse lui sente dove vado io. No, 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 no. Però ci sono gli armadi, posso nascondermi, vedi? Ottimo. Qua no, dove devo andare? Datemi una mano, dai! Perché siete così silenziosi? Scrivetemi nei commenti, aiutatemi. No, 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 no. Traversa i muri? Stai scherziando? Stai scherziando? Stai scherziando? No, 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 no. Vado dentro l'armadio. Ah! Guardalo a te! Sembra che vada sempre in quella zona. Se io evito quella zona e vado in altre zone. Cioè, ma ci metterò le ore a trovare sti cubi. Ah, sti cubi maledetti. Maledetti. Spero che non spawnino a caso. Se spawnano sempre nella stessa zona, va bene così. Non mi... Aspetta, è nella macchinetta? Nella macchinetta? Dietro la macchinetta? No, non spawnano nella stessa zona. Oh, allora sarà dura, ragazzi. A meno che non mi ha salvato il progresso di quello di prima. E ce l'ho ancora nell'inventario. Trovato! Sta andando per di là. Noi andiamo per di qua. Non puoi vedermi, dai. Ok, hai trovato il secondo. Non credo ce ne siano. Posto... Mi nascondo! Non dovrebbe scassare. Sì. Wow! Ha funzionato. Incredibile. Cioè, non capisco, c'ho sto coso, lo posso usare? Amatron. Talkiwagi. Non ha qualche indicazione? No, vabbè, ma si possono trovare per terra così? Allora... Siamo veramente fritti e alla frutta. Li ho trovati. Tutti e due qua. Ma vaffanbrodo, io pensavo che li avessero messi nelle stanze. Questo è proprio essere infami. Li abbiamo tutti! No. Non provarci. Non provarci. Vattene. Lasciamolo che vada lì con le sue mani di patata. Mane oblunghe, abnormi, obstruse, obstrane. Dove? Dove si andava? Per di qua, se non erro. Buoni. Qua. E qua! Vai! No! Guarda che se muoio, sclero, esplodo. Esplodo se muoio. Dai, 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 dai. L'ho aperta, lui è lì. Ma io vado! Sì! Prega niente. No, no, blind, blind. Blind, blind. Blind, blind. Dove sono?
Non è finita, non è finita. No, la zona dei condotti, allora c'è. Allora c'è la zona dei condotti, no. Non pensavo. La zona condotti, pazzurda, pazzissima. Pazzissima. Oh no. Oh no, oh no. Quindi? Oh no. Quindi arriva da lì. È l'arco dei condotti. Corri, non voglio lasciare il party. Mamma mia, quanto veloce. Porco schifo, al quadrato. Oh no. Via, 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 via. Via, 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 corri. Ah, là. No, è dietrissimo, è dietrissimo. Vola, Gabby, vola. Vola, no, 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 no. È dietrissimo, è dietrissimo. Allora, basta che corriamo sempre. Allora, lui appare per di qua. Vado subito, neanche lo guardo. È l'unico modo. È l'unico modo. Poi vai giù. Vai giù. Corri, corri, corri. Te ne sbatti. Prendi il flow. Prendi lo speed. Vai a destra. Guarda che pro. Guarda che pro. Guarda che pro. Non morirò più. Non morirò più. Non morirò più. No. Scherzavo. Trovato. L'ho trovato. Sì. Era qui. No. No, 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 apriti! Mi sta aprendo! Ah! Oh! Ma dai, è troppo veloce! Devo andare! Vai! Mamma mia! No! Ehi! Oh! Oh! Suca! Suca! Ok, ok. Gli è caduta una... He's dead. Mamma mia, okay, pensavo... Okay. Pensavo di essere io morto! No, è la Poppy! Ok, ora proviamo di continuare. Maybe e forse c'è qualcosa. Ok, magari c'è un segreto. Ti seguirò, amico mio. Voglio vedere se c'è qualche segreto, eh. Magari c'è qualche segreto, no, qui in fondo. Ma dai, perché mettete un ponte se non mettete un segreto? Ah, non si fa! È morto Huggy! Si festeggia! Si festeggia, guarda quante, quante. Ma cosa servono tutte queste funivie passivie? Non servono a niente. Vabbè, tanto per far scena. Ah, sotto cosa c'è? L'oblio. Altre passerelle. Le scritte, sì! Non dire niente, non dire niente. Shh, non dire niente. E ora in teoria dovrebbe arrivare la Poppina. Eccola lì. Eccola lì la Poppina. La poppa poppa poppa. Questo è l'armadio, qua c'è la porta. Eh sì, come l'originale. Oh cavolo, è più difficile questo. Molto più difficile dell'originale. Ed eccola lì, è Poppy. Non ci credo. Poppy, sei tu? Oh cavolo, hanno messo lo stesso doppiaggio. Assurdo. E ora continua. Ci sarà un chapter 2. Non lo so se lo faranno, ma sarebbe bello. Cavolo. Cioè, complimenti, non è facile fare un gioco così, soprattutto su Dreams. Poi Fun FNAF 18. Già dal nome mi ho capito dove andavamo a parare. Fatto veramente bene. Ottimo fangame, uno dei più belli che abbia mai provato della Poppy Playtime Series. Forse il migliore, l'hanno fatto molto bello il modello con i denti a castoro. Ci stava. Dovrebbero farne un ufficiale più lungo, rendendolo un po' più bello. Un chapter 1 fatto bene. Secondo me dovrebbero farlo. Almeno vedete, qua abbiamo avuto anche il poliziotto di Chicago, che aveva più senso la storia, no? C'era un po' più dialogo, mi sono piaciute queste cose. Non è finita però. Oh oh, si sveglia, si muove, fa qualcosa. Ai ai ai, non è morto, vero? Non è morto? Se si muove un po' non è morto. Muove le dita, muove le dita. Per me muove le sue ditonzole brutte. Ho capito, sì, mi fa piacere anche a me vederlo morto dopo tutto quello che ha combinato, però... Dai,
Che basta. La mosse. No! Bello.